Con la ripresa dei contagi si viaggia su una media altissima ogni giorno e con la variante Omicron molto più contagiosa sono ripresi purtroppo in numero alto anche i ricoveri dopo un periodo tutto sommato tranquillo e il reparto di malattie infettive dell'ospedale San Salvatore è di nuovo saturo. Si cerca di dimettere i pazienti guariti per garantire una sorta di turnover, ma l'impressione, anzi la certezza, è quella di essere tornati di nuovo in trincea. Il dottor Alessandro Grimaldi, primario del reparto, è al lavoro anche oggi. Prima di entrare in reparto per la visita ai pazienti, spiega la situazione. Per lo più ci sono pazienti non vaccinati. L'unica arma, insomma, rimane quella del vaccino, accelerare con le terze dosi, vaccinare i bambini. La situazione del reparto è che da alcuni giorni siamo saturi, cerchiamo di dimettere i pazienti per accoglierne altri e la gran parte di questi pazienti sono soprattutto pazienti non vaccinati. C'è anche qualche vaccinato, ma si tratta di pazienti con comorbidità, fragili, quindi c'è una prevalenza di non vaccinati che sono quelli che poi hanno condizioni cliniche peggiori. Per Grimaldi bisogna continuare ad avere comportamenti prudenti e osservare le regole. Con le feste l'impressione è che si sia abbassata un po' la guardia, come è vero che si sono fatti tanti tamponi e quello che sarebbe rimasto sommerso è venuto fuori, ma il momento è difficile, serve tanto senso di responsabilità. Entrata in campo, diciamo così, della variante Omicron che ha cambiato le regole del gioco, nel senso che è 4-5 volte più contagiosa, ha fatto tante mutazioni, che rende il suo recettore più affine per i recettori cellulari e quindi riesce a contagiare meglio soprattutto le vie aeree superiori, anche se poi non ha la stessa efficacia nell'estendersi alle vie aeree inferiori e diciamo quindi al polmone. L'altro dato è che tutto ciò è coinciso con le festività natalizie, dove normalmente aumentano gli shopping, gli assembramenti, le cene in casa, i veglioni e così via, per cui questo indubbiamente ha favorito la circolazione del virus, soprattutto tra coloro che non sono vaccinati, in particolare tra i giovani che sono meno vaccinati rispetto alle persone anziane. Per fortuna, diciamo, rispetto alle altre fasi acute delle precedenti ondate epidemiche, c'è stata, diciamo, una minore mortalità, però è anche vero che sui grossi numeri poi anche la letalità, la mortalità del virus potrebbero aumentare, perché più persone vengono colpite e più, diciamo, c'è la possibilità che colpendo persone fragili possa avere complicanze anche importanti.